Allora, diciamo che abbiamo scelto un titolo, una parola importante, una parola invasiva, una parola che fa paura, anche proprio col suono della parola, per descrivere un suono forte. Ci piace molto l'idea di che praticamente la maggior parte della gente non capirà perché. Cosa significa questa parola? È una parola che già è nata provocatoria, perché quando Freud ha iniziato a avere la teoria della pulsione di morte, questo significato, istinto di morte, pulsione di morte, beh, diciamo che ha rivoluzionato tutte le teorie psicanalitiche, cioè a un certo punto si è pensato che non fosse più la vita di un uomo dominata dal principio del piacere, ma che ci fosse l'istinto di morte a governare tutto. E noi abbiamo rintracciato, no, un po' queste metastasi del tuo distribe nella società e abbiamo capito che l'incomunicabilità è un grande contenitore della pulsione di morte. In una società che ha totalmente questa grande apparenza, no, di voler comunicare a tutti i costi con i tweet istantanei, con i messaggi di WhatsApp continui, poi in verità quello che vediamo è che le persone hanno paura di starsi veramente vicine, di entrare nel mondo dell'altro. E questo la società l'ha capito molto bene, perciò ha capito molto bene che con la pulsione di morte si possono fare business, si può fare marketing, si possono addomesticare le persone. Allora ci sembrava necessario a livello artistico mettere questa denuncia, ma questa mostra un po' che denuncia questa pulsione di morte, quanto ci sta portando lontano questa pulsione di morte. Incomunicabilità dunque è molto semplice, perché la mostra è divisa, diciamo, in tre fasi: una forma di incomunicabilità legata al rapporto uomo-donna e nelle relazioni, possiamo dire, la relazione è un grande contenitore di pulsioni, dunque capisci che ci sarà anche la pulsione di morte, Eros e Thanatos. E dall'altra parte la pulsione di morte nella società, perciò in questo lavoro di 11 schermi che si chiama Eva Dream, dove sono 11 sordomuti che ripetono, cercano di ripetere, no, questi abbozzi quasi di parole che escono su 11 grandi pensatori, politici che sono stati uccisi per il loro pensiero utopico, di speranza. Dunque questa è un'altra versione. E la terza versione è l'impossibilità di stare in una natura che invece, come posso dire, non è, quando non è più addomesticata diventa tremenda, e perciò è una natura leopardiana. E vedi che sono tutte forme di incomunicabilità. Dunque, tanto più Todestrebe, e chiude una trilogia, che è questa trilogia che abbiamo iniziato nel 2008, e l'abbiamo definita la trilogia dell'incomunicabilità, ma è interessante perché abbiamo dato tre titoli che analizzano e sondano tre mondi di un approccio all'incomunicabilità. Il primo lavoro del 2008 è il teorema di incompletezza, che nasce da appunto un teorema rivoluzionario nella matematica da Kurt Gödel, che ha avuto tantissime implicazioni, forse uno dei teoremi che ha avuto più implicazioni nell'ambito dell'umanesimo, e dove appunto si diceva impossibile analizzare un sistema all'interno del sistema stesso, cioè quasi un concetto olistico, ma assolutamente. Per poi passare a Ionesco Suite, dove appunto nella metafora delle relazioni del teatro dell'assurdo, anche lì ci siamo misurati con un'altra sfaccettatura di questo difficilissimo mondo, che è anche difficile definirlo, il concetto di incomunicabilità, di mancanza proprio. E poi appunto il conto di Strive abbiamo preso un altro teorema fondamentale di questo tipo di ragionamento, appunto, come ha detto giusto appunto adesso. Per noi era necessario poter, a un certo punto esiste nella legge dell'arte, soprattutto la legge degli artisti, questa frase un po' ego riferita, che non avrai nessun altro io al di fuori di me, e questa è un po' la legge degli artisti. Noi invece siamo degli artisti molto generosi, lo diciamo con grande consapevolezza, generosi nel senso che crediamo nell'arte, nel meccanismo forte e perturbante dell'arte. Dunque su un omaggio a un grande artista come Mario Merz abbiamo preso un esempio, che era il video La Lumaca, fatto negli anni 70 con Gary Schum, perciò era già una relazione, come siamo io e Jacopo, una collaborazione, e ci sembrava davvero necessario poter dire questo omaggio deve essere un omaggio che la videoarte fa a un artista che ha fatto fondamentalmente un solo video in collaborazione. Allora abbiamo chiesto a un po' gli artisti, alcuni hanno detto di no, alcuni hanno detto di sì, e devo dire che è un po' nella nostra, così ci stiamo sperando, che è un po', diciamo, è il pezzettino di cioccolato che c'è all'interno della mostra, perché a un certo punto in questa grande spirale che Mario ha disegnato ci sono questi filamenti, no, di tentativi, di filamenti di comunicazione, no, per creare qualcosa di diverso, un po', diciamo, la parte, l'unica nota ottimista che c'è nella mostra. Sì,
e ha anche come, come approccio l'idea di fare una riflessione generazionale degli ultimi 40 anni nella videoarte. La videoarte è molto difficile dire quando è nata. A nostro avviso ci sono dei esperimenti e dei progetti negli anni 20, 30 interessantissimi che potrebbero oggi essere definiti videoarte. Diciamo che tecnicamente, teoricamente è nata negli anni 60, 70, per cui fare appunto con questo tracciato della spirale che Mario fa in questo video, fare un legame tra quello che era ieri la videoarte, che era quasi più una videoarte di documentazione, a quella che è oggi la videoarte, sembrava molto interessante con la collaborazione di nostri colleghi a livello internazionale di portare avanti questa riflessione, e dunque anche un po' il ruolo, quello diciamo di qualsiasi forma d'arte, di essere magari anticipatrice di tensioni, di reazioni, di pruriti sociali e culturali. E anche contraddizioni, perché non è che noi pensiamo di essere nel giusto, no. Però crediamo veramente che è un momento che l'arte non può essere, come dire, non può essere il riflesso di uno specchio della società, essere esattamente uguale a quello che farebbero i notai, gli avvocati, gli industriali. Cioè l'arte comunque deve andare in direzione, come diceva De Andrea, ostinata e contraria. E questo stimolo lo deve avere. Allora noi abbiamo lanciato un po', possiamo dire, quasi una provocazione positiva, ottimista, cioè di dire proviamo a fare questa cosa. Qui c'è una mostra personale di Masvedo, benissimo, però dall'altra parte vogliamo fare un omaggio, vogliamo che sia determinante, chiamiamo altri pezzi di puzzle per completarlo questo omaggio. Ma la vediamo in maniera alterna, nel senso che per momenti quando vedi il lavoro, quello che fa molto piacere è che queste venature che ci sono tutte venature poetiche. Tutti hanno lavorato tendenzialmente su uno sguardo poetico. A noi come artisti interessa il lavoro lirico, altri tipi di lavori ci interessano molto poco, perciò ci interessa quel discorso, il discorso lirico. Poi dall'altra parte quello che un po' viene a mancare, che è stata l'arte a far sì che si completasse il discorso della comunicabilità, ecco, forse quello che viene a mancare, scusami, non sono stato chiaro, è il fatto che non c'è stata grande relazione tra di noi. Questa forse è l'unico neo negativo. Guarda che relazione, intendo a livello umano, cioè intendo a livello proprio di scriversi e di capire. Però c'è tempo, vediamo, non è detto, può essere che invece... E comunque sia, la videoarte oggi è... Siamo a una nuova rivoluzione copernicana, una sorta di Big Bang, cioè è un'espansione di una galassia difficilissima da definire. E oggi c'è tantissima videoarte in differenti settori, e anche una battaglia che portiamo avanti noi, a volte anche mal recepita o recepita in maniera confusa, per cui per noi la videoarte è un linguaggio che può essere adattato e adattabile al teatro, che può essere adattato e adattabile al cinema. E questo a volte all'interno dell'arte contemporanea genera una confusione di specie, no? Voi siete una specie, cioè l'artista, perché valicate dei confini. Noi crediamo, anche con l'esperienza che abbiamo avuto ultimamente del nostro primo film, The Luck, che invece questo tipo di riflessione sulla narrativa per immagini sia una riflessione molto interessante oggi per tutti quelli che producono immagini, cioè per tutti quelli che sono creatori di immagini. Sono dei legami, dei ponti che si possono tirare e che probabilmente nel futuro creeranno anche un nuovo tipo di spettatori. Prego, faccia l'autorecensione. Faccio l'autorecensione del nostro film. Allora, è un film che ha... Allora, diciamo che è un film coraggioso, perché tenta di stare sempre, come dire, a raccontare questo tipo di sentimento attraverso una narrativa strettamente per immagini. Ci sono delle immagini che realisticamente sono molto curate, molto ricercate, anche lì con un taglio molto lirico. È stato molto difficile realizzarlo, perché l'abbiamo voluto fare da artigiani, perciò in una dimensione molto piccola, anche se in verità siamo andati in Islanda a girarlo per tre quarti del film, abbiamo viaggiato molto, però alla fine abbiamo tenuto una troupe piccola, un gruppo piccolo, che ci piaceva poter fare una cosa tra intimi e non con i meccanismi di cinema classici. Forse possiamo dire che invece, come nota un po' particolare, e secondo me abbastanza importante, che abbiamo capito che invece di aver lavorato solo sulla mancanza, come dire, elaborata dal femminile, nel film, forse la cosa più grave, ma l'abbiamo capito solo dopo, anche grazie a una lettera di un nostro amico che è psicologo, la grave mancanza è la mancanza degli uomini.
perciò questo film è come se a un certo punto noi avessimo sbagliato il soggetto, no? E quando parliamo della mancanza vissuta, elaborata, digerita e nutriente della donna, invece in questo caso forse il film, l'atto drammatico del film non è come tutti vedono queste donne sole che cercano di resistere, questi grandi Sisifo femminili che cercano di resistere in una natura tremenda, appunto leopardiana, matrigna, no. Forse la grande tragedia è che non ci sono uomini ad aspettarle, non ci sono uomini, non c'è fertilità. Ecco, un film, mettiamo la stellina negativa, è un film che non è molto vitale, nel senso che non c'è procreazione, non c'è sesso, non c'è ironia, sono donne molto, molto sacrali, sono donne molto, Lacan direbbe, sono donne non tutto donne. Sono donne che tendono alla madre in qualche maniera, anche se non c'è fertilità. Perciò di conseguenza tutto un altro ruolo della donna che noi non abbiamo rappresentato nel film, che significa il gioco, la seduzione e la sessualità, voglio dire, lì un po' siamo mancati noi. Ecco, questa è la nota forse che a oggi viene fuori del film. No, è un film allora che possiamo dire che è criticabile nell'ambito del tessuto cinematografico, perché il tessuto cinematografico tende a chiedere un film dove la narrativa è una narrativa fluida e dove tendenzialmente lo spettatore cinematografico è abituato a farsi trasportare dentro la storia. Però è anche un film difendibile nell'ottica che è un approccio, come appunto abbiamo detto, performativo e video artistico nel tessuto cinematografico. Noi abbiamo cercato di portare non con un filologico un racconto, ma di proiettare lo spettatore dentro a un'analisi inconscia, per cui è come a eredità del tessuto videoartistico, lo spettatore si ritrova a fare quasi un secondo montaggio in sala, rispetto alle proprie esperienze personali, alle proprie memorie, alla propria condizione. Però ecco, dal punto di vista dell'approccio di produzione è un film dove tutto è stato estremamente performativo, la sceneggiatura è stata sempre aperta in qualsiasi momento del film, ha avuto un'espansione lenta nel prendere una forma, e sono state chieste delle, tra virgolette, performance alle attrici, che è un nostro modo di approcciare poi il tessuto attoriale, il tessuto che lavora all'interno del film come, appunto, come personaggi. È performativo nell'ambito della ricerca del suono, della ricerca di un suono, sì, così presente da diventare anch'esso un attore. È performativo nella scelta delle location che diventano il tessuto e il punto di partenza poi delle storie. Per cui è un lavoro che probabilmente, come abbiamo più volte detto in questo periodo, probabilmente si mette in mezzo, assieme ad altri, tra il cinema e l'arte, per probabilmente incominciare a solcare assieme ad altri un percorso che può essere un percorso nuovo, un percorso interessante da sondare. E a ragione di questa cosa è l'interesse dei festival a livello internazionale di invitare e di vedere sempre più questo tipo di progetti. Ah, è successo che abbiamo cercato di, come posso dire, abbiamo cercato di mettere di fronte questa idea di performance, è nata da uno scritto di Lacan sul seminario sull'angoscia, che a un certo punto teorizzava durante il seminario a questi ragazzi. A un certo punto diceva: se dovete rappresentare l'angoscia, immaginate una grande mantide vicino a voi, femmina. Voi siete di fronte a questa grande mantide, siete in attesa di qualche cosa, dunque siete in balia dell'altro, e a questo punto immaginate che solo gli uomini si trovano ad avere questa maschera di mantide maschio, e dunque sarete in balia dell'altro, sarete divorati. Allora la scelta nostra è stata quella di mettere 55 uomini sotto ed esporre questo cinema del godimento, che significa di eccitarli, tra virgolette, con dei pezzi di corpo, perché l'uomo, e questo Lacan è stato visionario, ha ragione, la sessualità di un uomo è pensata, surrealista, no? Il piede che entra nella scarpa a pezzi,
no? Mentre la sessualità della donna cerca sempre il segno. Dunque abbiamo cercato di giocare su questo ruolo di questa grande bestia kafkiana, questa mantide che continuava a essere sopra di loro, a mangiare, a nutrirsi, e questo, e questa dimensione del godimento vista da un uomo, credo che sia stata qualcosa di forte. Poi Super Buddha sono molto bravi, hanno fatto queste musiche molto tenebrose, esistenzialiste. Noi è stato un doppio salto mortale. È stato un doppio salto mortale. Essendo stato un doppio salto mortale, è la prima volta che da una performance produrremo un'opera. Per cui quello che è successo è stato estremamente interessante e complesso, proprio perché non c'è solo il tessuto che lega l'azione performativa, dove noi sempre nell'azione poi lo spettatore vede direttamente poi il filtro di questa azione nel video, ma abbiamo veramente ci siamo veramente misurati nel rischiare di produrre proprio dentro una performance il video che poi ha concluso la trilogia dell'incompletezza.